Salve, ciao. Rivoluzione socialista, il volume di Enrico Rossi è stato presentato al Green Park di Calcinaia. Tanta gente per un incontro promosso dalla UIL per conoscere la proposta politica del governatore regionale lanciata tempo fa con un'associazione ma ora rilanciata alla luce anche della sua recentissima uscita dal PD. Ho deciso domenica, dopo aver ascoltato la relazione di Matteo Renzi, dopo aver ascoltato anche alcuni interventi, e aver verificato che lì non c'è spazio per un confronto che consenta alle idee che ho avanzato, in cui credo di potersi esplicitare, di potersi sviluppare e anche, diciamo, amalgamare con le altre. I tempi stessi con cui si è deciso di dare le dimissioni, di procedere rapidissimamente ad una conta, indicano che ormai il PD si sta trasformando sempre più, insomma, è difficile anche immaginarlo, ma direi sempre più nel partito di Renzi. Dentro questo partito, come già milioni di cittadini, di compagni, di amici, di elettori, si sentono stretti, no? Guardano altrove. Io credo che si può costruire una forza politica nuova che parli a questo grande popolo, non per restringere l'area del centro-sinistra, ma per allargarla. Pensa di raccogliere altre adesioni? Si sente un po' solo in queste prime ore? Allora, no, non mi sento affatto solo. Penso che iniziamo un lavoro che non sarà facile, non sono certo solo, e questo lavoro potrà dare poi anche risultati, sviluppi. Insomma, è un po' prematuro per dire quello che accadrà. Le ragioni per cui questa frattura si produce sono prima di tutto di ragioni politiche, ideali, sono, riguardano l'analisi della società italiana, il futuro. Se si va a fare solo una conta e non si vuol discutere, è evidente che alla conta non ci possiamo stare. Noi purtroppo non credo che dobbiamo per forza stare dove peraltro si dà manifestazione di non volerci, perché poi alla fine anche questo... Però Emiliano ci sta. Emiliano ne ha dette molte, diverse. Io sono diverso da Emiliano, ho un'altra storia, ho forse anche altri riferimenti politici nella mia formazione, nel mio modo di vedere le cose. Sono andato, come dicevo, domenica ad ascoltare, non ho trovato nemmeno due delle 10-15 idee che noi avevamo proposto nella relazione del segretario, nessuna apertura neppure sui tempi, perché appena è arrivata ha dato le dimissioni, e quindi questo vuol dire che la frattura si è prodotta. Ecco. Sono ancora convinto che devo restare a servizio della Regione Toscana, poi vedremo come diranno e come reagiranno gli altri. Si percepisce, non penso di dire nulla che lo offenda, abbastanza chiaramente che Renzi non ha una cultura di origine di sinistra, e questo con le scelte che anche ha fatto piano piano hanno finito per allontanare un popolo vasto senza il quale, peraltro, come è evidente, non si vince, o si vince parecchio male. Ad organizzare l'incontro Mario Renzi, della segreteria regionale UIL, e soprattutto cugino dell'ex premier Matteo. Appartengo a un'associazione, a una realtà organizzata nel mondo del lavoro, che è la UIL, che ha come fondamento la cultura laica e socialista. Ci sembrava necessario incontrarci con Enrico Rossi. Ho, come dire, l'onere e anche l'onore di rappresentare questa gente a livello regionale. Vuol dire che la gente era molto curiosa se è venuta, io non me l'aspettavo sinceramente. Allora di un'attenzione forte, diciamo. Al voto si diceva fino a pochi giorni fa, ora la corsa alle urne paradossalmente rallenta, frena quasi. Ormai è certo che le amministrative di primavera non saranno abbinate alle politiche e che il governo Gentiloni potrà arrivare quantomeno a fine estate. Si fa insistente l'ipotesi del 24 settembre per le urne, ma è una data certo anomala per le nostre abitudini, più probabile che si vada anche oltre. E le ultime rassicurazioni in Toscana di Enrico Rossi, lascio il PD ma non mi candido al Parlamento, fanno pensare che alla fine il buonsenso prevarrà. Non ci sarà la rottura della legislatura regionale, le dimissioni del presidente, lo ricordiamo, comporterebbero automaticamente la decadenza dei consiglieri.
Questo almeno trapela dai fitti incontri tra i protagonisti della clamorosa in attesa scissione del partito di maggioranza, che appunto in consiglio regionale conta 25 consiglieri su 41. Detto questo, e sappiamo che di certo ormai c'è molto poco nella politica di oggi, all'orizzonte restano soltanto, si fa per dire, le elezioni nei comuni. Importanti anche da noi ci sono Lucca e Pistoia, dove i candidati del centro-sinistra dovrebbero restare Tambellini e Bertinelli, che pur essendo legati a Rossi non sembrano intenzionati a seguirlo. C'è Carrara, ci sono Camaiore e Forte dei Marmi in Versilia, ci sono molti altri centri piccoli e medi, c'è anche, curiosità, mezza isola d'Elba, e ci sono comuni come Castellina Marittima e Bientina. La data probabile, o perlomeno indicata da molti, è quella dell'11 giugno per il primo turno. Saltando le elezioni politiche, potrebbero anche essere anticipate di qualche settimana a fine maggio, anche per non andare troppo in là con il ballottaggio, che, lo ricordiamo, è previsto solo per i comuni più grandi, con più di 15.000 abitanti. Il governo deciderà nei prossimi giorni e lo farà a cuor leggero, visto che la sua sopravvivenza per qualche altro mese è quasi garantita. Divisione del Partito Democratico. Le reazioni della gente sono molteplici. Ecco alcune battute raccolte in centro a Pisa. Penso che non sia mai stato unito. Principalmente è questo. Quindi, quando c'è uno che comanda e gli altri devono dire di sì, è normale che poi alla fine delle comprensioni. E chi va via, comunque, il motivo ancora non si è capito come va via. Poi Emiliano rimane alla fine, no? Quindi, dice di sì, dice di no. Sinceramente non si sa, non ho capito niente alla fine di come mai, il motivo, eccetera. Tutto qua. Io sono per Renzi, quindi sono contro chi se ne va. Ma la gente secondo lei capisce questa divisione? No, si capisce, ma anch'io sono d'accordo con quelli che rimangono, non quelli che se ne vanno. È l'unico gruppo riformista che ha cercato di fare qualcosa, giovane. Italia è irriformabile. Una cosa bruttissima, ma però credo che sia obbligatorio per il comportamento tenuto dal segretario. Perché? Ma credo che difficilmente un segretario abbia fino ad oggi comportamenti che ha tenuto il segretario attuale, cioè voglio dire il poco rispetto nei confronti delle altre persone. Se qualcuno ha sentito parlare Emiliano, sarei d'accordo con la linea di Emiliano, anche se credo che la scissione seguirò coloro che fanno la scissione. La gente secondo lei comprende questi comportamenti, divisione, dibattiti interni e poi divisione? Sarà difficile che tutti riescano a capire, però io ho parlato anche con gente che fino a ieri era simpatizzante di Renzi e sono tutti molto preoccupati di questa cosa, insomma, devo dire. Ma guarda, obiettivamente, come gran parte dei giovani di oggi, io non credo molto nella politica. Penso il 70-80% dei giovani di oggi, io non ci credo tanto. PD che si divide, penso sia una cosa che succede come in tutti i gruppi politici, che durano quel tot di tempo e poi aria. C'è ben poco da dire, è una malattia della sinistra. Non ci riesce a governare con credibilità, chiamiamo così. Per me sono pazzi, perderanno un sacco di voti, però è tutto da scoprire, perché tanti sono dell'idea che un partito che abbia una identificazione di sinistra più precisa in Italia ci voglia, quindi è tutto da vedere. Io penso che secondo me il PD si deve ricostruire, devono mettere da parte i rancori e pensare per l'Italia e basta, penso solo quello. Se non vanno più d'accordo probabilmente fanno bene, perché altrimenti non ottengano niente, stare insieme quando non ci sono le condizioni, quindi credo che facciano bene. Secondo me sono tutti, hanno perso, diciamo, un po' il concreto dei valori che dovrebbero servire per un po' per il paese, sinceramente. Sono tutti, pensano un po' troppo ai propri interessi da questo punto di vista. Beh, insomma, non sono un po' triste per chi è di sinistra.
Le lavoratrici della Sodexo, che è la società che si occupa delle, come dire, imprese di pulizia dell'ospedale di Pisa, sono in stato di mobilitazione dopo l'assemblea sindacale che si è svolta giovedì 16 febbraio. Desi Balducci, siete in mobilitazione, avete anche organizzato un incontro con gli organi di informazione per questo, per quali ragioni alla base? Allora, noi abbiamo deciso di convocare questa conferenza stampa dopo l'assemblea che abbiamo fatto il 16 febbraio, indetta da noi lavoratrici, proprio per confrontarci, per esporre tutte le problematiche che subiamo sul posto di lavoro, e quindi abbiamo dichiarato lo stato di agitazione. Noi non siamo più disposte a subire, siamo lavoratrici delle pulizie della Sodexo, dell'ospedale di Cisanella e Santa Chiara, non siamo tutelate da nessuno, veniamo sfruttate, umiliate e minacciate. Lavoriamo in condizioni disumane, carichi di lavoro massacranti, senza sicurezza e continuo rischio di infezioni e malattie. Ora basta, essere complici di tutto questo massacro per noi e per i pazienti. E per questo l'8 marzo aderiamo allo sciopero convocato dai sindacati di base nel pubblico e nel privato, perché tutto quello che subiamo sul nostro posto di lavoro è violenza. Qual è il numero delle donne che appunto è in mobilitazione? Siamo su fra Santa Chiara e Cisanello 340 e ora basta. Siamo tutte donne, una ventina di uomini, e abbiamo deciso di dire basta a tutto questo. Conferenza stampa parzialmente spostata dalla sala sindacale all'esterno dell'ospedale, in quanto non è stato permesso agli organi di informazione di entrare con l'automezzo come normalmente succede. Ci abbiamo una sede sindacale dove tutte le lavoratrici possano aderire e possano chiedere questo diritto, come tante altre volte è successo. E stamani è stato negato, o andavano a piedi o se no la macchina non poteva entrare. Questo è un esempio che non contiamo niente, non siamo nessuno e bisogna sempre abbassare la testa e bisogna subire queste ritorsioni. Basta, da oggi in poi tutti questi diritti non li vogliamo e ci ribelleremo tutte le volte che ci vengano fatti. Uno spazio destinato all'innovazione dove ospitare attività didattiche di ricerca congiunte e incubare start-up è quanto si propone l'accordo di cooperazione firmato dalla Scuola Superiore Sant'Anna con la Coaching University e il governo del distretto di Bishan, con il quale si intende avviare la realizzazione di una fase pilota della Sino-Italian Research and Innovation Area. L'accordo è stato concluso a Pechino, dove il Sant'Anna è stato invitato in occasione della visita di Stato in Cina del presidente Mattarella ed è stato siglato nella Grande Sala del Popolo, sede del Parlamento cinese. Prosegue il percorso partecipativo per presentare in tutti i quartieri di Pisa il progetto di riqualificazione del patrimonio arboreo del comune, con l'abbattimento delle piante malate o pericolanti e la ripiantumazione di nuovi alberi. Nella sede del CTP 6 in via Contessa Matilde, quarta assemblea pubblica per presentare gli interventi in programma dopo quelle già tenute alle piagge, al CTP 4 di San Marco e a quello di Putignano. Un progetto che disegna la Pisa del futuro, quella del 2025, tra 15.500 a 21.500 alberi da 100 ettari di verde urbano fruibile presentati, tra cui 34 ettari di parchi attrezzati, molti dei quali realizzati negli ultimi anni e 15 di giardini scolastici. Attualmente tutte le 15.500 piante, la cui cura è gestita dal comune, hanno la loro carta d'identità, con la valutazione anche del possibile rischio. La ripresa degli allenamenti è iniziata per il Pisa, che si prepara alla trasferta ad Ascoli, all'inizio di un tour de force che la squadra di Gattuso affronterà, visto il turno infrasettimanale di martedì all'Arena con il Carpi. Gattuso è chiaro negli obiettivi che intende raggiungere: dobbiamo giocare partita dopo mesi di instabilità, difficilissimi. Ascoli e Pisa si affronteranno per la 15ª volta nella storia del Duca, 7 le vittorie con 5 pareggi e 2 sole vittorie dei toscani. Nel campionato
già detto, le due squadre si sono sfidate in 5 occasioni con 3 vittorie dell'Ascoli, un pareggio e una vittoria dei nerazzurri. L'ultimo precedente in assoluto al Del Duca risale al 10 ottobre 2014, quando davanti a quasi 7.000 spettatori la squadra allenata da Petrone pareggiò 1-1 contro il Pisa di Braglia.